Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo degli acquisti dei canarini. Vi darò dei consigli su come e quando acquistare i canarini e vi spiegherò anche come comportarsi quando portiamo a casa i nostri canarini che abbiamo acquistato. Vi spiegherò delle informazioni molto importanti, infatti parleremo della quarantena dei nuovi soggetti, di quando portiamo a casa i nostri canarini e non li mettiamo direttamente nell'allevamento insieme agli altri soggetti, per evitare diverse problematiche. Quindi vi consiglio di guardare questo video fino alla fine e vi ricordo come sempre di seguirmi su Instagram, infatti ti lascio il link in descrizione. Iniziamo! I canarini si acquistano in questo periodo soprattutto perché hanno completato la muta, quindi riuscirete a scegliere il canarino più bello e quindi il canarino migliore. Riuscirete ad esempio nei melaninici a vedere meglio il disegno del piumaggio e l'intensità, il colore, eccetera. Poi un'altra cosa, riuscirete a sessarli, quindi a sapere se sono maschi o femmine. E quindi non sbaglierete gli acquisti. Se volete ad esempio le coppie, diciamo al 90% in questo periodo vi riusciranno a dare le coppie gli allevatori a fine muta, o anche se volete solo maschio o solo femmine, diciamo c'è meno il rischio di sbagliare. Allora, se c'è bisogno di acquistare i canarini o qualsiasi altro animale, bisogna acquistarli direttamente dagli allevatori. Il miglior modo sarebbe andare alle mostre scambio, che sono degli eventi ornitologici che vengono fatti dal nord al sud Italia. Questi eventi vengono fatti da metà settembre fino a gennaio più o meno, e qui trovate qualsiasi tipo di animale che vengono venduti direttamente dagli allevatori. Io però vi consiglio di acquistare gli animali direttamente negli allevamenti. Quindi prima di tutto vi consiglio di scegliere, se siete neofiti, una razza e quindi non iniziare a acquistare diverse razze per iniziare bene. Scegliete due razze che possono andare insieme, due linee che si possono aiutare, tipo i bianchi e i gialli. Una volta che avete scelto l'allevatore che preferite, lo contattate e preferibilmente andate nell'allevamento. Quando andrete nell'allevamento scegliete i soggetti che più vi piacciono e poi l'allevatore, se non ha nulla da nascondere, vi dovrà presentare il registro, come tutti dovrebbero fare. E in questo registro vi dovrà dire a chi sono figli, se i genitori hanno avuto dei problemi a imbeccare o qualsiasi tipo di problema genetico o qualche altra cosa. E questo, diciamo, sono dei modi. Un altro modo che si possono acquistare i canarini sono i negozi. I negozi però io non consiglio mai di acquistare canarini nei negozi. In primo perché nei negozi i canarini, come si sa, non vengono tenuti in condizioni buone, perché li tengono affollati, poi hanno diverse aree genetiche e non è meglio il meglio dei canarini nei negozi. Infatti gli allevatori portano i canarini che non si riescono a vendere, i canarini che hanno diversi problemi li portano ai negozi. Che al nord sta qualche negozio che li tiene un po' meglio, però vi faccio un esempio: in inverno i canarini alle 6 la luce nel mio allevamento si spegne, luce naturale, quindi il sole tramonta, non dormono. Mentre nei negozi non possono chiudere alle 6, ma chiudono alle 8 e quindi i canarini stanno molto stressati. Questo è. Poi, una volta acquistati i canarini, vi consiglio di farli fare una quarantena. La quarantena che intendo io non è la quarantena 10 giorni, ma la quarantena è almeno un mese e 40 giorni. Il canarino, se avete la possibilità, o qualsiasi altro uccello, se avete la possibilità, li dovete mettere in un'altra stanza, proprio in un altro ambiente, se lo potete fare. E non deve stare assolutamente a contatto col proprio allevamento. In questo modo, passati un mese e 40 giorni, se ha delle patologie o qualsiasi malattia, quindi lo scoprirete.
anche a volte delle malattie che non vengono, che non sono, che l'allevatore dove l'avete comprato non le sa. Quindi è un modo per vi tutelare il proprio, per tutelare il proprio allevamento. Poi diciamo questo, vi ho dato dei consigli, delle dritte, diciamo, di come faccio io. Io ho sempre acquistato i canarini qualche volta alle mostre, ma principalmente negli allevamenti, direttamente dalle allevature. Così ho evitato diversi problemi, perché nelle mostre a volte può capitare che i canarini prendono freddo, oppure possono avere delle malattie che vengono mischiate da altri canarini, visto che ce ne sono molti. Questi sono il modo come penso io, secondo me io penso così, poi ognuno fa come vuole. Io vi ho dato questi consigli, spero che vi sono stati utili e vi ringrazio perché siamo arrivati ai 600 iscritti, quindi ho colto l'occasione per ringraziarvi, continuate così. Questo video si conclude qua, se ti è piaciuto ti ricordo di mettere un bel like. Per qualsiasi domanda, qualsiasi chiarimento, scrivetela qui sotto nei commenti. Come sempre vi lascio l'appuntamento lunedì prossimo e ci vedremo in un prossimo video. Ciao!